sembri uno dei soci. Beh, visto che mi sono decisa a farlo, ho voluto farlo bene. Emilio, la signora prende... Mi porti un Johnny Walker blu liscio e poi gradirei un sigaro numero 2, grazie. Il numero 2 è soprannominato anche il torpedo. O, come lo chiamano gli intenditori, piramide. Mio padre era fanatico di sigari, era il solo modo perché ti desse retta. Problemi col padre? Freud in agguato? Già, ci mancava tanto così che diventassi una poco di buono. Ti avrei preferito, ma mi accontenterò. Soprattutto ora che Ted con Victoria non può bere. È in stato interessante. Perché lui la donna. Dai, Ted non può essere incinto. Bisogna fare sesso per restarci. Che cosa magnifica, forza, dammi il 5! Dimmi, che cosa combinate tu e Ted dopo il sigaro? Ma scherzi, Ted non è mai venuto qui. Tu hai raggiunto vette che lui non ha mai raggiunto. Però? Cosa? Nah. C'è un'altra cosa che potremmo fare noi due. Se ne hai voglia. Non immaginavo che esistesse ancora questo gioco. Goditelo prima che torni di moda. Ci vorranno 2 mesi. Oh, ci credo, è strepitoso. Ok, segui le mie mosse. Stai bassa e non sottovalutare mai un dodicenne con... Cerbaschi, ti devo riguardarmi. Ma hai appena salvato la vita. Mi ringrazi dopo. Adesso muoviamoci. Questi piccoli bastardi sono ovunque. Imboscata! Oddio! Quei maledetti marmocchi ci hanno accerchiati! Ho 9 colpi! Forse 10! Attivo il fuoco di copertura, tu intanto scappa! No, nessuno resta indietro! O ci salviamo entrambi, oppure nessuno di... Ma io non... Non fare l'eroina, Scherbatsky! Ci vediamo dall'altra parte! Ci andiamo a prendere un crepe? Sì. Ok. Eccoci qui. Sai, Barney? Sono stata sorprendentemente bene con te stasera. Sei un ottimo compagno. Un Ted meglio dell'originale. Ehi, ti dirò di più. Hai guadagnato un invito alla festa di addio al celibato di Marshall e senza dover sbucare dalla torta. Grazie. Grazie per avermi fatto compagnia. Spero che tu sia pronto per una sfida stimolante. Venite, belli. Su. Gioca duro. È così che mi piacciono le sfide. Ecco, l'ho trovato. Sei pronto per... Oh! Cosa diavolo stai facendo? Facevo l'imitazione di Adamo. Scusami, non volevi che mi spogliassi? No, pensavo che noi due fossimo solamente amici. Andiamo, se per tutta la sera hai cercato di saltarmi addosso. Come? Era il contrario, ti ho gettato tra le braccia di un'altra. Mi hai invitato nel tuo appartamento per una partita a battaglia navale. Non è un'espressione che si adopera quando si vuole fare sesso. No. Bene. Spero sia contenta. Portaerei affondato.